What's up guys? Io sono Christian e in questo video qua mi andrò a rifare le unghie. È passato un mese dalle altre, anche fin troppo per me, c'era un botto di ricrescita ed era arrivato il momento di una nuova ricostruzione. Come prima cosa ho iniziato ovviamente con la rimozione totale di tutte le unghie perché non volevo andare neanche a fare un refill perché sennò poi si sarebbe visto il French grigio sotto e non è un gran bello spettacolo. Quindi insomma le ho ricostruite da capo anche perché volevo fare una mandorla russa, almeno nella mia testa c'era la cosa di fare una mandorla russa, poi dopo scoprirete che cosa è successo. Comunque ho iniziato a rimuovere l'allungamento utilizzando la punta arcobaleno di Truscada al massimo. La fresa che utilizzo io è una fresa Marathon Champion N3. Ho iniziato a colpire i lati dell'allungamento e poi anche la bombatura, fino a che poi non l'ho assottigliato talmente tanto l'allungamento che poi è preso e volato via da solo. Una volta decapitate tutte le mie unghie, che poi io gli allungamenti me li conservo per comunque avere un cimelio, oppure anche perché possono essere molto utili, tipo per aprire le lattine quando si è in giro, sono tipo dei cavatappi perfetti. Comunque, a parte questo, sempre con la stessa punta e sempre al massimo ho iniziato a togliere il prodotto che era sull'unghia naturale, ovviamente perché ce n'era ancora tantissimo. Quindi dovevo andare con questa punta qua per andare più in fretta. Una volta che poi ho tolto la maggior parte del prodotto, ho cambiato la punta e ho utilizzato questa qua, sempre di Truscada, che è la punta a definizione, e ho iniziato a togliere tutto il resto del prodotto che era rimasto sull'unghia naturale, perché la punta di prima non deve andare a toccare assolutamente l'unghia naturale, non si deve avvicinare perché questa prende consumo e ti porta direttamente all'osso. Ci siamo capiti? Mentre questa punta a definizione qua la si può utilizzare tranquillamente vicino all'unghia naturale o anche sull'unghia naturale con dei giri ovviamente più bassi. Infatti poi l'ho utilizzata successivamente per andare ad opacizzare bene l'unghia. Una volta fatto questo, con questa punta qua sono andato a spingere la pelle indietro, a sollevare, a togliere le cuticole dalla lamina ungueale con i giri molto bassi della fresa, e questa punta qua vi velocizza un sacco lavoro, non fa per niente male, è molto meno cattiva dello spingipelle in metallo, che su alcuni può dare fastidio, per quello poi si utilizza il bastoncino d'arancio. Ecco, questa è una buonissima alternativa perché veramente non sentite nulla. Contate che io ho le cuticole molto molto fragili, ho la pelle molto molto fragile. Infatti poi per l'opacizzazione dell'unghia non ho utilizzato la punta fresa che ci hanno consigliato al corso perché è troppo troppo fastidiosa da utilizzare su di me. Veramente è un tipo di punta che la si può utilizzare sulle pelli più dure, e la mia pelle essendo molto molto morbida, no, vai via, no, non mi toccare, no. Ah, una punta che mi sono dimenticato di riprendervi da vicino, non so perché, è la punta M che sto utilizzando in questo momento, che è una punta fusolata, appuntita, diamantata, blu, e la sto utilizzando per andare a creare una bella sacca su tutto il giro cuticole, su tutto il perimetro dell'unghia, ecco, in modo da far diventare poi molto più bella la ricostruzione sopra. E questa qua con i giri mi sto tenendo al massimo. Con questa potete andare o al massimo o tenervi a metà, dipende un po' come vi trovate meglio, e ovviamente non da mettere la punta in punta, ma tenerla più inclinata perché sennò vi create dei gran bei buchi che non sono tanto piacevoli, ecco. Una volta che ho finito di preparare le mie unghie naturali, contate che poi ho tagliato anche le ponicchie con una forbicina, ci ho messo una vita specialmente per l'altra mano perché farlo da soli è molto più complicato, specialmente senza esperienza. Comunque, ho iniziato a mettere le cartine, sempre queste di Truscada. Praticamente la maggior parte delle cose che utilizzerò oggi sono di Truscada, vabbè, questa cosa ormai la sappiamo. Comunque, ho fatto un circo per riuscire a mettere le cartine sulla mano sinistra perché faceva un botto caldo e non rimanevano attaccate. Stavo utilizzando quelle che mi erano rimaste dal corso. Poi, per quanto riguarda l'altra mano, ho utilizzato le cartine che avevo io a casa, sempre dello stesso brand, e avevano una colla molto più potente. Non so se quelle del corso fossero traumatizzate o che cosa, però reggevano meno rispetto a quelle che avevo a casa. Per quanto riguarda il posizionamento della cartina, l'ho messa verso l'alto per lavorare in balance point perché volevo fare una mandorla russa, anche se poi la mandorla russa è da farsi benedire. Comunque io mi faccio morire che ho fatto un corso base gel e faccio tutte cose da corsi avanzati, ma va bene, ci sta, sono sagittario intraprendente, mi piacciono le sfide. Una volta che sono riuscito a tenere abbastanza ferma la cartina che avevo sul mignolo nella posizione corretta, ho iniziato con i miei primer e ho utilizzato il Fungian, che è un liquido antimicotico, e la Miracle Base, che è un liquido disinfettante, deidratante e bilanciatore del pH. Una volta che si sono asciugati all'aria questi due e
ognuno asciuga nel giro di 60 secondi, ho iniziato a mettere la mia base gel, ho utilizzato la cheratina e ho fatto uno strato leggermente più spesso rispetto a quello che mi hanno insegnato al corso, perché volevo dare un po' di nutrimento, un po' di trattamento curativo in più alle mie unghie naturali, boh, mi andava, quindi l'ho fatto insomma. Per l'allungamento ho utilizzato il gel BB Rose, che è un gel che tiene molto bene la pinzatura ed è molto resistente. Ho fatto uno strato molto sottile perché mi serviva solo bloccare la cartina in modo che non si muovesse più, e anche perché poi sopra ho fatto una costruzione abbastanza particolare, non dovevo fare un allungamento troppo spesso perché poi finiva un circo la roba che volevo fare sopra, quindi top così. Ho utilizzato questo gel qua per andare a fare il mio allungamento, perché tra tutte le cose che ho in casa era l'unico gel il più trasparente possibile di cui ero sicuro che mi tenesse bene la pinzatura e mi potesse andare a creare un bel allungamento di partenza, e allora l'ho utilizzato. A questo punto qua arriva la parte divertente, perché prendo il gel costruttore Makeup Hazel e il gel color Pasta più Lisbon, li vado a mischiare insieme sul retro di una cartina e mi creo un gel costruttore bello viola. E poi per quanto riguarda l'applicazione sull'unghia, non sono andato a fare bombature o roba del genere, l'ho messo in modo anche abbastanza blando, mi sono assicurato che non andasse sulle cuticole ovviamente, non mi sono preoccupato tanto anche della quantità di prodotto che mettevo, che fosse omogenea eccetera eccetera, perché successivamente ho messo un pezzetto di pellicola da cucina classico e lo sono andato a picchiettare con il coltellino dello spingipelle in metallo in modo da creare una texture super spigolosa. Ho visto questa tecnica su TikTok da una ragazza di cui non mi ricordo il nome, magari vi lascio qua il nickname. Ovviamente come al solito 30 secondi lampada led, poi pinzatura e altri 30 secondi lampada led per evitare che mi si allarghi la forma e che si perda la curva C eccetera eccetera eccetera. Una volta finita la mia polimerizzazione sono andato a togliere tranquillamente la mia pellicola da cucina controllando che non ce ne fosse incastrata da nessuna parte, e poi con questo gel costruttore trasparente di HD Nails sono andato a fare uno strato sottile di gel come primer per i miei glitter, come sta successivamente, che sono i Pink Champagne Chunky Glitters di Festival Face. Ne ho messi pochi pochi qua e là giusto per dare quel tocco di luce grossa, e poi ho polimerizzato questo gel 60 secondi in lampada, in realtà anche qua 30 secondi, un po' di pinzatura e poi altri 30 secondi. Ho la paura matta che mi si allarghi la forma, non ci piace la forma larga, no, no, no. Una volta polimerizzato questo poco di gel sono andato a mettere la polverina a specchio a sottotono rosa di HD Nails, utilizzando il guanto come aiutante. L'ho messa successivamente a questi glitter grossi perché poco mi fregava se poi si andavano un pochino a coprire, perché tanto poi successivamente ho ricoperto tutta l'unghia e l'ho chiusa utilizzando un gel costruttore trasparente con dentro dei glitter, quindi insomma ho fatto un purpurri di luce, quindi ci stava questa cosa qua e basta. Una volta che ho finito di chiudere il mio mignolo, contate sempre i 30 secondi, poi pinzatura eccetera eccetera, ho fatto le altre unghie della stessa mano, dello stesso colore. Contate che all'inizio la mia idea era quello di fare il mignolo più scuro e poi ogni unghia più chiara, sempre più chiara, però sono partito dal mignolo non avendo un viola super super scuro, e quindi alla fine ho deciso di fare una mano di un colore, una mano di un'altra, e via che va bene così. Una volta che ho finito di mettere su il mio circo sono andato a sgrassare il tutto utilizzando il cleaner e un pezzetto di gomma piuma. Questo qua era un cuscino in gomma piuma che poi abbiamo tagliuzzato in cubetti io e mia mamma, e troviamo molto più comodi i pezzi di gomma piuma rispetto ai pad di cotone, perché è molto più facile che i pad di cotone rilascino polverine e pelucchietti, tutte queste cose, specialmente se sono pad di cotone di bassa qualità. Con la gomma piuma vi togliete ogni rischio e pericolo. Parliamo della limatura. Allora, scusatemi, devo trovare bene un'inquadratura dove faccio vedere bene la limatura, più che altro perché ero sempre davanti alla fotocamera oppure mi tiravo sempre via la mano fuori dalle riprese, quindi insomma un po' un circo. E contate che ho limato avendo in mente una mandorla russa, ma poi ho scoperto che avevo messo la cartina leggermente troppo verso l'alto per una mandorla russa, e quindi si percepiva troppo, perché con questo tipo di forma capisci subito se hai fatto qualche c***ata. E allora, per camuffare la cosa, ho arrotondato i lati, mi sono fatto una mandorla più slanciata, classica, in balance point, slim, non so come chiamarla, non so neanche se segua bene i canoni di una mandorla moderna, non so come chiamarla, non ho ancora fatto un corso avanzato, ecco. La parte divertente di tutto ciò è che praticamente ho iniziato a limare questa mia mandorla russa in una mandorla normale, chiamatela come volete, non so neanche se sia una nuova forma, e se è una nuova forma ben venga, vediamo se regge, perché comunque mi piace come mi sta sulla mano. L'ho fatto alle 4 di notte.
4 di notte. Mi è partito lo scripicchio impulsività da Sagittario, adoro. Tralasciando la mia impulsività da Sagittario, il pomeriggio seguente, perché mi sono svegliato abbastanza tardi, ho fatto le stesse cose che ho fatto sulla mano sinistra, solo che ho cambiato di prodotti chiave. Ho utilizzato questi glitter di Festival Face, che sono iridescent, questi due pot di glitter di Anastasia, di cui non mi viene in mente adesso il nome, ma comunque tutti i prodotti sono linkati giù nell'info box, quindi guardate quello. E poi la polverina specchio di HD Nails dal sottotono blu, e poi il gel color Storm di Truscada per fare il mio gel costruttore colorato blu elettrico, pazzesco questo blu elettrico. Se cercate un gel color blu elettrico, pigliatevelo perché Sometimes I feel like I done lost it, and I don't even really know the cost yet. But every time fear is on my mind, you remind my soul that I'm free. I know I can't go on my own. You came so I wouldn't have to go it alone. You took the long road so you could show me home. Found love better than I've ever known. So now I know that I can say you are exalted above everything on the earth that I've seen. 'Cause I know that my dreams come alive in the love that you promised to me. I'll keep singing your praise and you know I believe. When I'm down in the darkness, you call my name out loud. Used to think I had to do it on my own, but I'm never alone now. Even when I'm down in the darkness, you call my name out loud. Used to think I had to do it on my own, but I'm never alone now. In it for the long ride, even when it felt like it's a long drive, even when it felt like it's a long time. Lord, I know that you were always on time. That's just what you do, that's just how you be, that's just how you leave, that's just how I'm free, that's just how I see. You got everything, that's just what I need. Every single day you keep me breathing, my heart keeps believing that. Ah sì, un'altra cosa che cambia per quanto riguarda la chiusura di queste unghie qua è che mi era finito il gel trasparente, e allora ho dovuto utilizzare il polygel trasparente, che non è comunque la stessa cosa perché non rimane trasparente tanto quanto il gel. Infatti mi ha lasciato un pochino di biancore qua e là sulle unghie dell'altra mano, però dal momento che è di un altro colore l'altra mano non è che si percepisca più di tanto. Mi ha un po' mandato a quel paese il lavoro che mi sono fatto con la polvere a specchio, però insomma mi serviva a chiudere e non avevo nient'altro, quindi va bene così. In teoria dopo il lucido avevo finito di fare le unghie, ma poco prima di andare al mare, il giorno successivo che avevo finito le unghie, ho deciso di aggiungere delle gemmine e ho utilizzato il gel colla di Passione Unghie, delle gemme che avevo preso da Primark tantissimo tempo fa, e le ho utilizzate dei colori opposti delle due mani, quindi azzurre sulla mano violetto e violetto sulla mano azzurra blu, quello che è, insomma, per dare un po' di continuità, no? E le sono andato ad applicare con un pennellino da modellismo. Con tanta pazienza mi sono assicurato bene di andare a coprire bene tutti gli angolini di queste gemmine in modo che rimanessero il più durature possibili. Ho polimerizzato il gel colla per 60 secondi in lampada e poi ho fatto un altro piccolo strato di lucido in modo da bloccare bene 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 tutto, e voilà, questo qua è il risultato finale. Spero un sacco che vi piaccia, fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto con un commento. Se questo video e queste unghie vi piacciono, cliccate un bel mi piace ed iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, così non vi perderete i miei video in futuro. E nulla, detto questo, thanks for watching.